Una mattina mi sono svegliato per la giornata, sotto la sede dell'ufficio territoriale del governo la nostra voce, ma mai c'era capitato di vedere questa piazza così, così piena di lavoratori, lavoratrici, pensionati e giovani. Io inviterei sul palco le persone che interverranno, sono Giorgio Vecchiani, presidente dell'ANPI, Marco Filippeschi, Don Armando Giacomini. Quando mi hanno chiesto se avrei partecipato a questa manifestazione e l'opinione sullo sciopero, ho detto proprio, come ha detto Francese prima, ecco, se non si protesta in questa situazione di fronte a misure di tanta ingiustizia, quando si deve protestare? Io credo che nessuno di noi, nessuno che è in questa piazza, sia inconsapevole della situazione difficilissima che vive proprio in queste ore il paese. Oggi ci sono i titoli sull'appello fatto dal presidente Napolitano a dare una risposta prima del precipizio. Noi siamo un po' come sulla carta geografica, ecco, siamo fra la Spagna, il Portogallo e la Grecia, più vicini alla Grecia. Quindi io credo che queste piazze siano piazze responsabili e questa protesta è una protesta necessaria per indirizzare il Paese su una via d'uscita dalla crisi, non per farlo galleggiare nella crisi, perché non si galleggia più in questa crisi. Il problema è un altro, lo dico a chi ha contestato questo sciopero, il problema è che ci voglia uno sciopero generale per dire questo. Questo è il problema, non il contrario, perché quello a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, e si vede bene dal punto di vista dei sindaci, che hanno una piattaforma, fra l'altro largamente bipartisan in questi ultimi giorni, era meglio se fosse stata bipartisan anche qualche mese fa, dico io, e incisiva anche, più incisiva qualche mese fa, ma insomma, dalla parte dei sindaci si vede bene quali sono le necessità e le piattaforme di questo sciopero. E quella dei sindaci sono quasi esattamente sovrapponibili. Allora io credo che questa protesta rappresenti, come quella dei sindaci, una stragrande maggioranza del Paese che chiede un'uscita dalla crisi, che sconterà anche sacrifici, dalla parte della giustizia sociale. E guardate che ciò che si vuol fare ancora una volta ai comuni e alle regioni, agli enti locali, è trasferire sulle fasce più deboli della società il peso della crisi. Non è qualcosa di diverso rispetto a ciò che si è fatto negli anni passati o anche con le manovre di quest'anno, sulle quali abbiamo fatto opposizione, abbiamo protestato, ma un governo arrogante che non ascoltava, con tanti alleati che hanno fatto finta di nulla, ha detto di no e è andato avanti. Allora io credo che difendendo le comunità locali si difende il lavoro. Noi chiediamo una manovra che metta qualcosa anche sullo sviluppo. Ci sono 30 miliardi di lavori pubblici bloccati dalle regole assurde del patto di stabilità. Noi diciamo al governo: dateci la possibilità di spenderne almeno una metà subito. E noi ci impegniamo, noi sindaci, ci impegniamo, se ci dai regole anche più fluide, a spenderli in poco tempo. E poi ci sono i servizi sociali essenziali a rischio, gli asili,
le materne, tutto ciò che un comune fa verso il sistema scolastico, i trasporti pubblici, la sanità, cioè l'essenziale dell'impalcatura civile, civica, oggi è messa a rischio. E noi dobbiamo difendere tutto ciò che è un bene comune, che sta a cuore ai cittadini, soprattutto a quei cittadini che la crisi l'hanno già pagata negli anni, perché in 10 anni c'è un'Italia che si è arricchita a dismisura e non ha pagato le tasse, e c'è un'Italia che ha pagato le tasse, anche troppe, il lavoro dipendente, e che si è impoverita. Questo è lo scandalo. 130 miliardi di evasione fiscale, 50 miliardi di costi della corruzione della politica, con un governo che ha dato l'esempio peggiore sugli scandali, sulle cricche, dall'Aquila alla Maddalena, fino al bunga bunga, all'irresponsabilità. Allora, noi chiediamo che si approvi, come dice Napolitano, rapidamente una manovra con degli elementi di giustizia pesanti, che siano introdotti anche in extremis. L'abbiamo chiesti pur rimanendo contrari in generale alla manovra che il governo ha presentato, ma almeno 5 provvedimenti vanno inseriti, li ho accennati. E poi chiediamo che ci sia un cambio di governo. Non è possibile essere eterodiretti dalla Banca Centrale Europea o dalla Commissione Europea. Oggi c'è un governo che non dirige il paese, non c'è più timoniere alla guida dell'Italia, e rischiamo di non avere più nemmeno il timone, e rischiamo dunque che la nave vada a sbattere in queste ore. Allora serve una risposta chiara, che abbia un senso preciso. Questo sciopero aiuta a dare un senso preciso alla via d'uscita, e io spero, voglio sperare, che su questa linea si uniscano i sindacati, anche coloro che hanno avuto una linea poco comprensibile di fronte ai fatti di queste settimane. È una speranza che credo sia nel cuore di tutti, ma l'unità deve essere fatta sulla chiarezza di obiettivi, e dobbiamo lasciarci alle spalle una fase di confusione che ha fatto male al lavoro e che ha fatto male al paese. Grazie.